Salve a tutti, questa settimana siamo entrati nel pieno della campagna referendaria No Triv. Noi abbiamo presentato una mozione e anche Sì Toscana ha presentato una mozione simile alla nostra che noi abbiamo appoggiato. Il PD ha approvato, ha votato quella di Sì Toscana e la nostra ha votato no. Vabbè, tant'è, queste interpretazioni politiche mi fanno veramente ridere. Comunque andiamo al sodo. Non è vero quello che si dice, che non ci sono stati incidenti. Ci sono stati 1300 incidenti nel Mar Mediterraneo causati da queste piattaforme petrolifere. E la cosa brutta è che causano dei danni irreparabili. E un politico e una gestione regionale non dovrebbe mai andare incontro a danni irreparabili. Noi abbiamo la posizione del sì, cioè sì allo stop delle concessioni per il prelievo di gas naturale e petrolio nei nostri mari. Abbiamo presentato in data odierna una mozione che impegna la Giunta a essere equilibrata nei confronti dei cittadini. In questa mozione chiediamo alla Giunta che i cittadini vengano informati sul loro sacrosanto diritto ad essere risarciti se non vengono rispettati i tempi di attesa previsti, che sono di 15 giorni per le visite specialistiche e di 30 giorni per la diagnostica. Ogni cittadino dovrebbe avere indietro un risarcimento di 25 euro. Le aziende sanitarie si comportano in maniera diseguale, perché quando si tratta, se non disdicono una visita, di avere i soldi dai cittadini, in automatico glieli chiedono. Se invece si tratta di restituirli, questo non lo fanno. Chiediamo più equità in questo senso. Insieme ai nostri portavoce del comune di Cavriglia, nella provincia di Arezzo, abbiamo presentato un'interrogazione alla regione toscana affinché si faccia definitiva chiarezza sulla gestione del fine vita della discarica Tegolaia. In quell'occasione abbiamo acceso un faro su tutto il problema regionale delle discariche, perché ricordiamo che il piano regionale dei rifiuti prevede al 2020 che solo il 10% dei rifiuti raccolti vadano in discarica, e quindi prevediamo che progressivamente verranno chiuse tutte le discariche che si debbano mettere in sicurezza. Per fare questo, le discariche, per essere messe in sicurezza, ci vogliono dei soldi. La normativa prevede che il gestore delle discariche debba accantonare una quota dai suoi bilanci per gestire il fine vita, che dura circa 30 anni da quando la discarica è chiusa. La domanda che abbiamo fatto alla Regione è: ci sono questi soldi? Chi farà la messa in sicurezza della discarica, a partire da quella di Tegolaia ad Arezzo, ma per estendere la domanda a tutta la Regione Toscana? Abbiamo affrontato in consiglio la mozione relativa alla truffa delle cooperative, o meglio, abbiamo presentato la mozione, ma per un prolungarsi dei lavori dovuti anche alla cattiva abitudine di iniziare sempre con la classica mezz'ora di ritardo, la mozione non è stata discussa e andrà molto probabilmente al prossimo consiglio. Abbiamo anche ricevuto una delegazione di lavoratori, o meglio ex lavoratori livornesi, i quali sono venuti a manifestare sotto le porte della regione. Abbiamo quasi, istintivamente trovato la stessa linea: un sostegno al reddito per permettere a questi ex lavoratori di cercare una nuova posizione lavorativa, anche autonoma, e un microcredito, anche perché questo poteva appunto dare un sostegno e comunque, d'accordo anche con le nostre linee, far ripartire quella che è l'economia di un'area così disagiata. È stata una settimana densa di appuntamenti ed eventi e lo concludiamo con un convegno sulla direttiva Bolkestein e il suo recepimento per quanto riguarda la categoria degli ambulanti in Toscana. Ha partecipato al nostro convegno il nostro deputato Ivan Della Valle della Commissione Attività Produttive. Insieme a noi ha elencato quelli che sono due punti critici. Prima di tutto, il suolo sul quale insistono le attività di ambulantato non deve essere riconosciuto come risorsa naturale, ma come suolo pubblico, con tutte le conseguenze legislative che ne conseguono. Il secondo punto fondamentale: deve essere impedito l'ingresso alle società di capitali nelle licenze per quanto riguarda l'ambulantato, perché sarebbe un vulnus gravissimo per tutto il settore delle piccole e piccolissime imprese che fanno attività produttive di questo tipo.
Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo. Certo, con 1100 imprese che sono partite in un anno e 8000 che partiranno da qui alla fine del progetto, non cambieremo l'Italia. Però vi stiamo testimoniando l'idea di governo che vogliamo portare avanti. Uno Stato che al di là delle banche permette alle imprese di accedere al credito anche con soldi propri, anche con una banca pubblica che faccia investimenti e che dia alle imprese l'opportunità di convertirsi. Noi questo vogliamo spiegare con gesti concreti come questi, e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle, perché è un movimento che fa quello che dice.